Abbiamo scoperto una cosa incredibile. Addirittura il fratello del capo ufficio stampa di Banca d'Italia è stato assunto in una banca controllata dalla Popolare di Vicenza. Questo cosa significa? Che ancora una volta c'è un conflitto di interessi di parenti e amici degli amici che diventano controllori e controllati. Talmente grosso è il caso che abbiamo chiesto in commissione di inchiesta banche un elenco di tutte le persone che sono passate dalla dirigenza di Banca d'Italia alle banche controllate da Banca d'Italia, e già in commissione ci è stato riferito che ci sono addirittura 6, 7, 8 casi di persone che prima lavoravano in Banca d'Italia, magari come dirigenti, come funzionari e quindi erano i controllori, e adesso sono andati a finire in Banca Popolare di Vicenza. Sì, Banca Popolare di Vicenza, proprio una delle due banche venete che è saltata ed è stata oggetto di un decreto che purtroppo ha mandato in mezzo alla strada da risparmiatori e azionisti veneti. 500.000 famiglie espropriate che non hanno più nulla dalla Banca d'Italia e dallo Stato, e il governatore Visca, appena riconfermato, gioca con le porte girevoli. Ci sono le prove. Gli ispettori sono passati dalla Banca Italia alla Popolare di Zonin, anche dopo aver fatto le ispezioni. Un sistema marcio, simbolo di un paese divorato dalla corruzione e dalla illegalità, con assunzioni allegre. Noi avevamo inviato una denuncia all'anticorruzione di Cantone per Gianandrea Falchi, che era stato assunto e non lo poteva essere senza la norma anticorruzione. Non erano trascorsi 3 anni, neanche siamo stati degnati di una risposta. Questo governatore Visco dovrebbe dimettersi.